Orsato a dirigere la delicatissima sfida salvezza del Dall'Ara. Bologna modulo 3-5-2 con Osvaldo e Divai in attacco. Nel Lecce c'è Conan, esterno, con Papadopoulos e Tiribocchi, il tandem offensivo. Il Dall'Ara si comincia con l'infortunio di Munari dopo 5 minuti e De Cani è costretto a mandare in campo Vives. In avvio meglio comunque il Lecce del Bologna, qui controlla bene Tiribocchi ma poi spara alto. Poi ancora problemi per il Lecce, Schiavi cade a ridosso delle panchine, si infortuna anche Schiavi, al suo posto entra Stendardo, comincia così la gara del Lecce. Però la prima occasione è dei Salentini, al 23esimo Vives imposta per Tiribocchi, sinistro ben controllato da Antonioni. Terzipo, qui anticipa Conan, recupera Polenghi. Vedete che arriva dall'esterno, bravo a andar via a terzi, il cross e al volo il gran gol di Tiribocchi che anticipa Zenoni. Vantaggio Lecce alla mezz'ora contro un Bologna piuttosto frastornato. Rivediamo il gol di Tiribocchi. Però c'è la reazione della squadra di Papadopoulos, l'apertura di Valiani per Mingazzini, in mezzo per Di Vaio che non può sbagliare davanti a Benussi. Pareggio del Bologna al 38esimo, per Di Vaio 23esimo centro e gol numero 100 in Serie A, ma la posizione di Vaio sembra in fuorigioco, diversa la valutazione dell'assistente Papi. E passiamo alla ripresa dopo questa foto di Papadopoulos e De Canio. Dopo 5 minuti l'arbitro Orsato ammonisce Papadopoulos per simulazione, l'attaccante greco reagisce a parole, Orsato estrae il rosso. Lecce in 10 dal 50esimo, situazione molto difficile. Tre cambi nel Bologna poi in 15 minuti, Marchini per Mutarelli, Marazzina per Osvaldo e Amoroso per Mingazzini. Poi dopo una punizione di Tiribocchi prova all'esterno Polenghi, controlla la situazione Antonioni. Il Bologna scende, crossa a Zenoni, qui riesce solo a sfiorare di testa Di Vaio, è molto caldo al Dall'Ara, le squadre faticano. La risposta del Lecce, grande occasione qui per Tiribocchi che calcia senza lucidità. Tre i minuti di recupero, grande tensione sulle panchine, qui triangolazione tra Amoroso e Valiani e palla di un soffio fuori. Ma non è finita, siamo sempre nel recupero. Castellini, lancio, in avanti, Moras, la torre di testa, Di Vaio vince il contrasto, entra a Volpi e mette dentro, gol che fa esplodere il Dall'Ara, 2-1 veramente nell'ultimo secondo di gioco, vediamo la posizione regolare di Volpi, gara davvero per cuori forti, rivediamo ancora il gol che è importantissimo in questo finale di campionato per la salvezza, ottimo il lavoro di Di Vaio, il controllo di petto, poi l'inserimento di Volpi, cartolina poi finale.